comunque, no? Ci sono delle scrivane. Ciao a tutti, vi è mancata questa location? Sono tornato a Roma, però per questo veloce punto di vista da Cannes. Avete visto prima il red carpet, perché vi porto un po' sul red carpet. Parliamo velocemente dei premi, non sarò solo, subito dopo ci sarà una piccola intervista a due miei colleghi. Parliamo di questo premio, di questo palmarès di Cannes. Un palmarès discreto, come discreta, senza esagerare, è stata la 67esima edizione del festival. Felicissimo per la vittoria di Nuri Bilge Ceylan con Winter's Sleep, come detto. Sotto vi metto, ovviamente vi metto, insomma, tutti i link ai video precedenti, specialmente a quelli in cui parlo dei film premiati. Contentissimo, felicissimo per Ceylan. Anche in parte per Alice Rohrwacher, perché Le Meraviglie è molto bello, forse un po' eccessivo il premio alle Meraviglie in quanto tale, o perlomeno il Grand Prix, cioè il secondo premio. È un film molto bello, un film che segna una strada molto interessante sia per la Rohrwacher sia per un certo tipo di cinema italiano. È un grande passo avanti rispetto a Corpo Celeste, forse non così bello ad essere il Grand Prix del Festival di Cannes, però ci si accontenta. Premio della giuria ex aequo al più giovane Mommy di Xavier Dolan, che ha fatto il film più bello del festival, e Adieu Langage di Jean-Luc Godard, che ha fatto il film più folle, evidentemente più diverso, più avanti, oltre dell'intera kermesse. Regia a Foxcatcher per Bernhard Miller, che se proprio lo volevano premiare non era da premiare nella regia, era da premiare magari in un attore, in Steve Carell, magari nella sceneggiatura, anche perché il Timothy Spall di Mike Lee con Mr. Turner non è che mi abbia convinto. Un grandissimo attore, però la prova in sé non mi ha particolarmente convinto. Così come non reputo molto giusto il premio a Julianne Moore, non per lei, quanto per il fatto che aveva davanti due o tre attrici molto più brave, tipo Binoche, tipo Marion Cotillard, tipo Anna Dorval per il film di Xavier Dolan. La sceneggiatura è inappuntabile per Zviagintsev, perché Leviathan è una grandissima sceneggiatura e un'ottima messa in scena. Quindi, detto questo, Cannes è un grandissimo festival, e anche se quest'anno è stato inferiore nettamente rispetto all'anno scorso, rispetto anche agli anni, insomma agli ultimi anni, però senti che è un festival dove c'è l'amore per il cinema, dove tutti quelli che lo organizzano, che ne fanno parte, in qualche modo partecipano per qualcosa che non è solo dare un servizio all'appassionato, ma è proprio far sentire che lì il cinema è amato, coccolato e viene presentato al meglio a tutti i livelli, dall'alto al basso, dai mercenari a, appunto, a Ceylan. L'Italia ci ha fatto una discreta figura, quantomeno con la Rohrwacher, sebbene né Riso né Asia Argento mi abbiano convinto. Detto questo, faccio parlare due professionisti un po' più paccioccosi di me, Pierpaolo Festa e Chiara Nicoletti, e noi ci vediamo ovviamente nei prossimi giorni, perché tornano le mie rubriche, torna il Chiedi Chi Era, Roberto Rossellini mi aspetta, torna il punto di vista, quello tradizionale, questa volta su download e distribuzione. È giusto scaricare? Non è giusto? E di chi è la colpa se scarichiamo? E poi i consigli della settimana. Anzi, no, in realtà non parliamo di download e distribuzione la prossima settimana. È da poco finita, parliamo della festa del cinema. Godzilla ha salvato la festa del cinema? Ciao! Va bene, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Volete presentarvi voi, lo faccio io? Comincia tu e poi diciamo se sbagli. Ok, Chiara Nicoletti e Pierpaolo Festa. Pierpaolo Festa. Pierpaolo Festa. Chiara Nicoletti, Pierpaolo Festa, punto. Vabbè, domanda di rito. Com'è andata? È
andata, Chiara? Io sono ancora vivo, sono ancora in piedi al tredicesimo round, il tredicesimo giorno. Io sono riuscita a avere per 12 giorni il raffreddore, quindi il mio record personale, a parte questo, è benissimo. Sì, è andata bene, è andata molto bene. Siamo contenti del palmarès? No. Ecco. No. Parliamone. No. Io penso ai poveri Dardenne che sono a casa loro in Belgio e non hanno avuto l'invito di ritorno e saranno pure un po' arrabbiati, secondo me. Ma più che altro che non sono abituati. Però vedi, i record sono fatti per essere battuti. Esatto. La terza palma ci stava tutta. Io invece volevo il mio chiaro Xavier Dolan in Palma d'Oro, proprio in pole position. Lo volevo vedere piangere per un premio meritatissimo. Certo, il gran premio è bello, con il vecchio e il nuovo. Con esatto. Però avrei voluto di più per lui, secondo me era il momento in cui ha raggiunto l'equilibrio perfetto. Dopo tanti film che avevano sempre qualcosa che non andava, questa volta c'era perfezione, non voglio esagerare, però mi è piaciuto molto. Beh, è un bel album musicale, Dido, Daido, cosa c'era poi? Oasis. Avrà speso i miliardi in diritti... Sì. Secondo me quello che ha risparmiato con l'inquadratura 1-1 l'ha speso in canzoni. Il festival in generale? Medio per medio, me. Medio dici? Ma invece in realtà è una buona annata, secondo me. Ok, magari non ci sono stati, che ne so, i soliti Von Trier, eccetera eccetera, però sì, è andata molto bene, molto bene. E Cannes in generale com'è? Cannes è una macchina perfetta di grande cinema / fuffa. Ok. E quindi il nostro mestiere, la nostra passione sta proprio in mezzo in questa sottile linea. Ecco, dateci due tipi, cioè due assaggi di fuffa. Fuffa di Expendables 2. No, è fuffa. Tanto quello, oddio, per uno che non sa Godzilla e Fast and Furious. Personalmente, quando ho visto i ragazzi sul carro armato, io mi sono emozionato, non so. Appunto. Museo delle cere di Madame Tussauds. Ho capito, però voglio dire, cioè, su un festival apre con Nicole Kidman, qual è il problema ad avere Harrison Ford? Fuffissima. E no, vabbè, il film più brutto, dai, andiamo sul torbido. Dov'è che ho fischiato? Fammi pensare. Allora, aspetta, facciamo una cosa, prima del più brutto. Io e Chiara Nicoletti abbiamo visto insieme Maps to the Stars. Ok. In una bella proiezione notturna, praticamente, con tutto il cinema a mezzo morto di cattivo umore, io e lei ci siamo divertiti tantissimo. E in più non abbiamo dormito. No. Allora, dovete sapere che è molto difficile non dormire. Impossibile, quasi. In un film a Cannes, perché dormiamo 3 ore a notte. Io davanti alla telecamera mi dissocio. Poi appena la spengo... Non è vero, non abbiamo mai dormito, sì. Siamo stati sempre attentissimi, sì. Ma abbiamo adorato Maps to the Stars, è che vero. A mio avviso... è un film che ami se entri, perdonatemi il termine, nel trip, proprio nel viaggio di Cronenberg. Se invece ti fermi a pensare un attimo solo ad alcune cose più nello specifico, comincia a trovarci dei difetti, quindi o ci entri del tutto o no. Sì. È vero, che altro dire, perfetto. E adesso un bel tortino di fango da far mangiare ai nostri visitatori. Cioè, se è il film più brutto, proprio la sola... La parte di Disgrace di Monaco. Sì. Io quello l'ho trovato un insulto alla mia persona. Dammi le titoli, la vediamo. Bravo. Ma che ne so, Saint Laurent, non so se avete visto alcuni film del Certain Regard... Le sezioni collaterali. Aspetta. Lo vedi che arriva? Incompresa. Lo vedi che arriva. Sì. Aia. Che comunque è piaciuto tantissimo alla critica internazionale. Gli stranieri l'hanno adorato. È un film selvaggio, è un film molto toccante. Lei è una bravissima regista, è anche una brava attrice. Non c'è nel film, però è una brava attrice. Beh no, fa un cameo bellissimo. Sì, Rocker, no? Sì, una cosa del genere. No, comunque diciamo, è quello che è il momento più bello con Gianmarco Tognazzi che grida fortissimo: ammazza che sorca, ma che cazzo è tua madre? Quello è il momento più bello. Quello è il momento più bello del festival, siamo d'accordo? Vedo che anche una memoria... Chiudiamola così. Il personaggio della Gainsbourg nel film di Dario Argento è sempre con una bottiglia in mano. Ora, normalmente nei set questa bottiglia può essere per freddo invece di whisky. Sì. Ecco, io sono sicuro che era whisky. Bene, allora io... Per forza. Io vi ringrazio e vi lascio partire. Okay. Ciao. Ciao. Ciao.